Buongiorno e benvenuti cari telespettatori in questa nuova edizione di TG Palazzo Madama. Oggi vi parleremo di una mostra che verrà inaugurata proprio oggi alle 17 nello storico museo torinese di Palazzo Madama. Una mostra inusuale, nella storia solo poche sono state registrate. Palazzo Madama ha quindi deciso di riproporla con il titolo Originalità nel distinguersi, tutta l'arte è un biglietto da visita. Una mostra all'insegna della raffinatezza e della semplicità. Ve ne parlerà in un servizio Sara Lomi. Buon pomeriggio, benvenuti all'interno di Palazzo Madama. Alle mie spalle trovate la collezione di biglietti da visita, che è la mostra della quale presto vi parleremo. Di fianco a me trovate Elisa Gambino, che attualmente frequenta l'Istituto Maria Immacolata ed è una delle ragazze che hanno ideato e progettato questa mostra. Allora Elisa, come prima cosa ti volevamo chiedere perché avete deciso di fare una mostra sui biglietti da visita, dato che è una mostra un po' inusuale. Sì, allora, per la prima volta Palazzo Madama espone al pubblico la sua collezione di biglietti da visita ed è una collezione che presenta 2500 biglietti da visita che sono entrati a far parte delle raccolte di Palazzo Madama dal 1935. Noi studenti, partecipando appunto a questa Summer School, abbiamo selezionato 40 di questi 2500 biglietti da visita che ritenevamo più significativi per esporre al pubblico. Ti ringrazio per le informazioni e buona giornata. Grazie a voi. Adesso ci troviamo in presenza di Federica, che frequenta l'Istituto Carlo Ignazio Giulio a Torino ed è qui per raccontarci quando e dove avrà luogo la mostra. Allora, la mostra avrà luogo nella piccola guardaroba e nel gabinetto cinese dal 23 giugno al 12 settembre 2016. Grazie mille e buona giornata. Ora siamo in presenza di Alessia, che è una ragazza che frequenta l'Istituto Galileo Ferraris a Torino ed è qui per parlarci di chi ha allestito la mostra. Allora, siamo un gruppo di 15 ragazzi divisi in tre gruppi diversi e provenienti da tre scuole diverse. Hanno scelto noi, siccome abbiamo vinto il concorso, che era composto da 16 diversi gruppi, ed è la prima volta che Palazzo Madama commissiona una Summer School che è stata promossa dalla Consulta di Torino. Grazie mille per le informazioni e buon proseguimento di giornata. Grazie a Sara Lomi. Vi ricordo intanto che la mostra durerà fino al 12 settembre. Un saluto a voi cari telespettatori, ci rivediamo qua alle 18:30 per la prossima edizione. Buon pomeriggio a tutti.